sono io oppure sei tu che ha sbagliato più forte, che per avere tutto il mondo fra le braccia ci sei trovato anche la morte. Sono io oppure sei tu, ma sono io oppure sei tu. Alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare. Alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da capire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da chiarire ancora, ce lo dirà. Sono io oppure sei tu, la donna che ha lottato tanto perché il brillare naturale dei suoi occhi non lo scambiassero per pianto. E invece io lo vedi da te, arrivo sempre l'indomani e ti busso alla porta ancora e poi ti cerco le mani. Sono io, lo vedi da te, mi riconosci, lo vedi da te. Alzati che sta passando la canzone popolare. Sono io, sono proprio io, che non mi guardo più allo specchio per non vedere le mie mani più veloci nel mio vestito più vecchio. E prendiamola tra le braccia questa vita danzante, questi pezzi di amore caro, questa esistenza tremante che sono io e che sei anche tu, che sono io e che sei anche tu. Alzati che si sta alzando la canzone popolare. Alzati che sta passando la canzone popolare. Se c'è qualcosa da dire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da capire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da chiarire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da cantare ancora, si canta. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie per essere qui. Abbiamo voluto celebrare questo importante risultato elettorale con un evento, quello di questa sera, sobrio, necessariamente sobrio, perché sobri sono i tempi che viviamo, senza trionfalismi, ma con la soddisfazione di aver fatto qualcosa di importante, qualcosa che è stato consentito grazie al sostegno di tanti, di tutti voi. Voglio ringraziare l'onorevole Folino che è qui, Vito Sant'Arsiero, Giannino Romaniello che ci hanno accompagnato, Nicola Valluzzi, Piero La Corazza, tutti quelli che ci hanno accompagnato in questo percorso. Consentitemi anche di ringraziare i tanti ragazzi che insieme a noi hanno collaborato a questo importante successo. Claudio e Maria Assunta, non li vedo, Davide Galasso, Antonio Verrastro, Mimì Pace, il nostro Mimì Pace, responsabile organizzativo di questa campagna elettorale. È una vittoria che non è il candidato sindaco, ma il nostro Mimì. È stata una vittoria importante perché costruita, diciamo, in un contesto di grande conflittualità, si scontravano due visioni, due progetti, dal nostro punto di vista anche generazioni diverse, che in questo momento, diciamo, divisi da un modo di concepire la politica, da un progetto di futuro per questa comunità, hanno dato vita ad una campagna elettorale in cui forse sono mancati un po' i contenuti e invece ci sono stati molti eccessi, ma il risultato è andato ben oltre quelle che erano le nostre aspettative. Risultato che ci gratifica non solo per la consistenza numerica, ci sono segnali importanti che faranno di questa esperienza amministrativa un'esperienza unica. I 7/11 dei consiglieri eletti sono consiglieri alla prima esperienza, 6 donne su 11 in consiglio comunale che se ne aggiungono
alle altre due della minoranza, quindi un consiglio comunale per la prima volta composto da metà donne e metà uomini. Per la prima volta dovremo cimentarci anche in un confronto dialettico con pezzi di storia politica che vengono dal nostro percorso comune. Io credo che, lo voglio dire con chiarezza, il responso e la fiducia che i cittadini hanno accordato a noi ci impone un ruolo di maggioranza, assegna ad altri un ruolo diverso e credo che sarà difficile, anzi quasi impossibile, andare in consiglio comunale a creare assetti diversi che non rispettino e non siano coerenti con quello che è l'esito di questa tornata elettorale. Lo preciso perché non vorrei aver dato adito a fraintendimenti, ma soprattutto perché intendo rimarcare il senso vero di quelle affermazioni. Dobbiamo ricomporre l'unità di questa comunità che esce lacerata da questa competizione elettorale, una comunità che esce divisa, è stata costretta forse per la prima volta da diversi anni a schierarsi e che oggi deve ritrovare nella dialettica delle diverse posizioni una unitarietà che consenta di costruire e di affrontare le sfide che abbiamo davanti. È stata una campagna particolare anche perché per la prima volta ognuno di noi è entrato nelle case, dovevamo spiegare alla nostra gente quali erano i problemi, le cose che avevamo realizzato, le difficoltà. In molti casi abbiamo anche chiesto scusa per le inefficienze e per i problemi che molti di loro erano stati costretti a subire. Ma abbiamo toccato con mano anche la disperazione, la difficoltà che la crisi economica sta creando nelle nostre famiglie, l'assenza di futuro e di speranza, che è forse il tema più complicato su cui dovremo cimentarci. E abbiamo avuto anche la possibilità per la prima volta di ripristinare un contatto diretto con la nostra gente, una cosa che era mancata probabilmente in questi 5 anni e che unitamente, diciamo, ad una maggiore informazione, ad una più capillare diffusione delle informazioni, ha consentito un risultato dal nostro punto di vista straordinario che ci carica di grande responsabilità. Una interlocuzione che ci ha consentito anche di cogliere quelle che erano le priorità e su cui vogliamo da subito caratterizzare la nostra azione amministrativa. Abbiamo la necessità di modificare rapidamente l'assetto di una macchina amministrativa che non risponde più ai bisogni della nostra comunità, un assetto ormai datato e antico. Abbiamo la necessità di portare a compimento una serie di opere che abbiamo avviate, cito due per tutte, la metanizzazione e la rete idrica e fognante. Abbiamo la necessità di aprire immediatamente un'interlocuzione con la Regione per posizionare il progetto politico che abbiamo costruito dentro il nuovo quadro comunitario 2013-2020 e abbiamo la necessità su alcuni interventi, su alcuni settori, di caratterizzare un'azione amministrativa. Due per tutte: la raccolta differenziata che, sebbene abbia raggiunto livelli importanti e significativi, purtroppo va migliorata. E soprattutto dovremmo cercare nei prossimi anni di lavorare sulla riqualificazione e sul decoro urbano, che molti ci segnalano come uno dei temi più critici e sui quali, diciamo, incide negativamente la percezione della qualità della vita. Abbiamo poi un altro compito arduo, quello di lavorare alla ricomposizione di una unità territoriale, sapendo che le frazioni sono ormai mature e anche il dato politico di questa tornata lo dimostra rispetto ad alcune vicende singole, ma che dal nostro punto di vista sono estremamente significative. Cito quelle più importanti: Possidente e Sant'Angelo. Abbiamo la necessità lì di costruire un progetto di aggregazione urbana unitaria con la redistribuzione di funzioni, ma insomma abbiamo la necessità di trasformare le frazioni in un contesto urbano e cittadino. E soprattutto in questa campagna elettorale molti di noi hanno riscoperto l'orgoglio e la voglia di fare politica. Non vivevamo uno scontro così intenso da tempo. Aver messo in campo tanti giovani, tante competenze, tante aspirazioni, io credo che modificherà in maniera significativa anche la storia politica di questa comunità. Vorremmo attraverso loro dare risposte ai tanti bisogni. Abbiamo davanti uno scenario per niente favorevole, non ci facciamo illusioni, sappiamo bene quali saranno le difficoltà
dei prossimi 5 anni, quali saranno anche i limiti e la ristrettezza di risorse in cui dovremo operare, però vorremmo risvegliare l'orgoglio di questa comunità, di questa gente che ha vissuto e vive una condizione anche di appannamento. Noi non ci arrenderemo mai al declino e anzi vogliamo svegliare l'orgoglio di tanti professionisti, di tante imprese, di tanti giovani uomini e giovani donne, sapendo che se tutti ci rimbocchiamo le maniche, se siamo capaci di fornire un progetto attuale, concreto, limpido, la gente è con noi. Vogliamo risvegliare il vostro orgoglio perché è il nostro orgoglio che ce lo dice. Grazie per aver sostenuto questa squadra e questa allegra brigata e grazie soprattutto per aver continuato a credere in noi. Non tradiremo la vostra fiducia né in consiglio comunale né nelle cose che andremo a fare. Grazie a tutti. Mi ricordano di ricordarvi che nella sobrietà di questa serata abbiamo allestito un piccolo stand gastronomico, diciamo, gestito dal sostenitore, dallo sponsor di questa serata, grazie anche al supporto di quanti hanno collaborato alla realizzazione di questo evento, i Giovani Democratici e tante persone che sono tornate ad appendere i manifesti come si faceva una volta. Anche questo è un segno di grande passione civile, grazie a loro e grazie a voi per essere qui. Right.